Edizione numero 16 per Est in Fiore, che si appresta a partire, una manifestazione che ormai ha varcato i confini regionali ed è tra le più importanti a livello nazionale. Quest'anno però il format è nuovo. Sì, abbiamo portato quello che era il luogo, diciamo, convegnistico dai giardini, lo riportiamo in piazza, lo portiamo con una biosfera e con anche un'area green dove ci saranno laboratori, incontri tematici e tutto quello che è intorno alla natura, ai fiori e alla terra. Il fiore della vita infatti è il filo conduttore di questa manifestazione, perché questo titolo? Perché a noi piace la vita e quindi tutto quello che lega il fiore e la vita ci fa molto piacere. Il fiore della vita è inteso anche come rapporto esperienziale con la terra, con la natura, molti saranno i laboratori specificatamente per i bambini, parliamo di vita che a noi piace molto. Sarà l'occasione anche per Este per mettere in vetrina non solo fiori e piante, ma anche tutte le sue bellezze, monumenti aperti, convegni, incontri per gustare la città. Sì, Este è bellissima già di suo, la renderemo un'Este ancora più bella con i fiori, però apriremo i monumenti, abbiamo visto già con l'esperienza dell'apertura domenicale dei monumenti un grande afflusso di persone, non solo regionali ma anche fuori di regione, abbiamo già i camperisti che si sono fatti vivi da fuori regione, dall'Italia e quindi diventerà veramente un'accoglienza turistica, un'accoglienza degli espositori, dei cittadini di Este nella sua bellezza, nelle sue bellezze migliori insomma. E poi c'è la novità del biglietto gratuito, iniziativa prima rispetto a qualsiasi altra edizione. Sì, Este non ha vincoli di biglietti, per cui abbiamo creduto opportuno proprio dare in concessione con questo punto fermo. Niente biglietto all'entrata dei giardini, ma i giardini saranno liberi di essere gustati da tutti e poi anche il resto della città, insomma, nella libertà di poter usufruire di tutte le parti più belle della città. Ricordiamo solo le date, così la gente che ci ascolta può venire a Este in quei giorni. Dal 21 al 25 aprile, avevamo iniziato dal 21 al 23, poi lunedì si lavora, però il 25 c'è un particolare momento di Este in Fiore con i pittori che quindi metteranno su tela anche la bellezza della città, 21, 22, 23, pausa del 24 e 25 aprile. A Este si sa, ovunque si scavi si trova un tesoro. Qui in zona Olmo in particolare c'è un sito molto importante dal punto di vista archeologico per la città e per la sua storia. Sì, è stato ritrovato facendo degli scavi perché qui doveva sorgere la scuola media, è avvenuto nel 69, facendo i primi scavi per le fondamenta sono stati ritrovati dei resti molto importanti e che fanno presumere che qui ci fosse il foro romano. E infatti dovunque si scavi qui intorno si trovano resti molto importanti. E qui poi negli anni 70-75 sono stati eseguiti degli scavi più approfonditi e sono stati ritrovati effettivamente dei resti soprattutto di una strada romana che è stata identificata come il decumano della città e quindi passava proprio, questo era un crocevia, diciamo che questo era il cuore della città e purtroppo vediamo come è messo da moltissimi anni ormai, cioè da quando è stato anche acquisito dal comune negli anni, la prima parte, quella che è già stata destinata a parcheggio negli anni 90 e questa parte negli anni, nel primo decennio del 2000. Quindi diciamo, l'intenzione del comune era di farne un gran parcheggio però che convivesse anche con gli scavi archeologici. In realtà l'area è stata lasciata così e viene utilizzata due giorni all'anno in occasione della festa dei fiori per farne parcheggio. La tromba d'aria del 2014 ha fatto il resto facendo crollare la mura che recingeva quest'area, quindi si vede purtroppo questo vuoto
che l'anno scorso con il Circolo Legambiente, quando è stato fatto una ricerca sui vuoti di Este, è stato considerato l'emblema del vuoto di Este, perché tra l'edificio dismesso e l'area archeologica dismessa costituiscono un po' un cuore vuoto della città, ecco. Ecco, Este ha delle zone archeologiche valorizzate, oltre al Museo Nazionale a Testino c'è l'area di via Santo Stefano e c'è quella di via Tiro a Segno. È mancato l'impegno a sistemare questa, che è una zona che è vicinissima al centro storico. E voi del Comitato L'Olmo, un comitato cittadino, vi state impegnando per proporre qualcosa di concreto al Comune. Ci saranno degli incontri, ci sono degli studi alla base, ci sono delle proposte. Sì, si parte con una conferenza sul valore archeologico dell'area, perché è questo, diciamo, la sua caratteristica principale, e quindi si cercherà di fare dei progetti come comitato che raccoglie tutte le associazioni, diciamo, più attive nel territorio, nella città, per farne un punto che riesca in qualche modo a far convivere questa sua caratteristica di cuore archeologico e anche però di parco ecologico e di area di svago, di intrattenimento. Diciamo, l'abbiamo chiamato Eco Archeo Park, vediamo se riusciremo a... No, certamente noi faremo dei progetti, adesso anche il Comune dovrà fare la sua parte, perché in quanto proprietario dell'area, quindi insomma l'impegno sarà piuttosto notevole, perché l'area, come vedete, sarà circa 7.000 metri quadrati, anche solo tenerla pulita non sarà facilissimo, ma contiamo di trovare dei volontari anche in questo senso, che collaborino anche volontariamente col Comune per la pulizia, per il mantenimento dell'area. Prima citava il dossier che Legambiente ha proposto qualche tempo fa al Comune, e cioè quello dei vuoti della città di Este, cioè spazi abbandonati o da privati o da enti pubblici. Ora c'è questo spazio, lo vediamo oggi invaso dalle erbacce, diventerà un parcheggio tra qualche giorno in vista di Este in Fiore, ma qual è lo stato di salute degli spazi di Este, anche quelli che la città potrebbe vivere e che al momento non ha? Tolto l'area dei giardini, che insomma nel bene e nel male, perché anche lì ci sono sempre tante cose da fare, che è obiettivamente un grande polmone della città, e poi più recentemente l'area della Restara, che è stata sia pulita da volontari sia dotata di bacheche illustrative nell'ambito di un Puliamo il Mondo, e quindi è diventata un'area di svago, di percorrenza a piedi, in bicicletta, insomma, importante. Per il resto, insomma, secondo noi manca da questa parte della città un'area così, che sia quindi di intrattenimento, di svago, ma anche che sia di crescita culturale, perché insomma avere un cuore così antico che risale a 2000 anni fa non è da tutte le città, e quindi intendiamo che anche la parte archeologica vada valorizzata. Un anno fa è tramontata l'ipotesi di fusione tra Este e Ospedale Toganeo, un progetto coccolato da varie parti politiche per quasi 2 anni e tramontato poi con le ultime elezioni. Sindaco, lei si è posta con una posizione netta di fronte a questo processo? Sì, sulla fusione ne abbiamo parlato molto anche in campagna elettorale, poi successivamente abbiamo visto l'esempio negativo, diciamo, della metodologia usata per la fusione Este-Ospedaletto, che non è partita dall'ascoltare prima di tutti i cittadini, era più un accordo fra due sindaci. Per quanto riguarda un tema delicato come la fusione, non si deve partire da accordi tra sindaci, a nostro avviso, ma si deve prima di tutto capire se c'è la volontà e l'intenzione da parte dei cittadini, che cosa ne pensano, per cui abbiamo organizzato già adesso un percorso di
faremo da maggio a giugno tutta una serie di banchetti sia a Est che a Baone per incontrare le persone con un semplicissimo questionario, e poi lo renderemo anche molto più aperto con questionari telefonici ai cittadini di Est e di Baone per capire quali sono la loro visione, quali sono le criticità oppure i punti di forza di questo percorso, che poi inizieremo anche dal punto di vista istituzionale. Ecco, fino all'anno scorso il soggetto legato a Est era Ospedaletto, l'ha nominato, adesso si vede più l'orizzonte di Baone come possibile alleato per questa fusione. Sì, più che Baone la corolla proprio dei Colli Euganei che è attorno ad Est, quindi Baone che implica Calaone e Rivadolmo. Chissà se i cittadini come risponderanno a questo, li ascolteremo con grande attenzione e faremo poi le nostre riflessioni. Peraltro la fusione tra Est e Baone non è l'unica in ballo per questo territorio, ce n'è un'altra avanzata pur con molti ostacoli, quella tra CVS, Centro Veneto Servizi, e Polesine Acque, che sono i principali gestori idrici del Basso Veneto. Sì, sempre di più c'è la necessità di creare delle società che siano strutturate a livello proprio di confronto anche con altre persistenti società del settore delle acque che sono presenti in Veneto. Quindi CVS e Polesine Acque, un territorio importante, una società che è stato molto criticato il fatto che siano presenti dei debiti, ma i debiti ce li abbiamo tutti, l'importante è che non ci siano ammanchi, non ci siano, come per esempio, non ci siano dei veri e propri buchi, adesso lo diciamo semplicisticamente, come per esempio abbiamo visto nel bacino Padova 3. Poi strutturare tutta una serie di investimenti che resteranno slegati sia per quanto riguarda il CVS che per quanto riguarda il Polesine Acque. E io ho creduto in questa possibile fusione, l'abbiamo sancito anche nel Consiglio Comunale, i sindaci hanno però il dovere di controllare passo per passo tutto questo percorso, prima, durante e dopo specialmente.